E qualora invece dovesse fare quello che noi speriamo che accada, cioè che tutta Europa segua l'esempio dell'Italia nella difesa del cibo di qualità e delle produzioni che manutengono il territorio attraverso l'agricoltura, attraverso l'allevamento, se l'Europa facesse la scelta più corretta anche alla luce degli ultimi fatti, ricominciasse a produrre, tornasse ad essere esempio anche per le altre nazioni, se cominciasse ad aiutare per esempio i paesi in via di sviluppo, l'Africa, tutti insieme per dare tecnologie, per dare formazione, per aiutare a produrre cibo di qualità, io penso che questo sia il sé che mi piace di più. E che cosa fa un governo che ritiene la propria nazione non secondaria in una dialettica di questa natura? Prova a convincere gli altri, non aspettando passivamente che qualcuno gli dica che cosa deve fare, perché l'Europa non è un elemento diverso da noi. Noi siamo fondatori dell'Europa e siamo la terza, insieme alla Germania e alla Francia, le nazioni più importanti dell'Europa. Quindi noi possiamo, diciamo, dare delle indicazioni, dei suggerimenti, convincere.